di composizione e di scomposizione del potere, ma anche sul destino economico dell'intera nazione. Dicevo prima che la criminalità del potere si è declinata in Italia in tre diverse forme: lo stragismo, la corruzione sistemica e la mafia. Tenuto conto che queste tre forme criminali durano interrottamente da vari secoli, io credo che dobbiamo prendere atto che non è possibile declassificarle come semplice patologia transitoria e chiudere gli occhi dinanzi alla realtà della storia. La lezione della storia ci costringe a prendere atto che corruzione, mafia, stragismo per fini politici fanno parte della costituzione materiale del paese, rimandano alla sua profonda identità culturale, alla sua mostruosa normalità. Se vogliamo comprendere il perché delle origini di questa mostruosa normalità, dobbiamo, io credo, emanciparci dalla cultura della rassegna stampa, cioè da una cultura che insegue la volpe del giorno, l'ultimo avvenimento di cronaca, e cercare di fare uno sforzo per ripercorrere a ritroso gli anelli della catena per individuare l'origine dei pozzi avvelenati. Ed è una storia, quella italiana, che dimostra quanto venga da lontano questa mostruosa normalità. Vedete, nel 1500 uno dei protagonisti della classe dirigente nazionale era Cesare Borgia, duca di Valentino, figlio naturale di Papa Alessandro VI, uno dei papi più corrotti della Chiesa. Cesare Borgia era un noto pluriassassino e stragista, un uomo senza onore e senza regole. La normalità della violenza stragista, della corruzione nell'Italia del tempo è dimostrata dall'atteggiamento di un altro esponente importante della classe dirigente italiana del tempo, Niccolò Machiavelli, che tutti ricordano per essere l'autore del Principe ispirato a Borgia, ma che pochi sanno essere l'autore di un altro libro, un libro nel quale Machiavelli elogiava il modo in cui Cesare Borgia, con l'inganno, aveva assassinato quattro persone. Machiavelli, che non a caso resta una delle intoccabili icone nazionali, è l'antesignano di un certo intellettuale italiano che è sempre stato egemone nella cultura italiana. L'intellettuale che invece di smascherare le imposture del potere al servizio del popolo ha come massima aspirazione quella di divenire il consigliere del principe di turno e di essere iscritto al suo libro paga. Quello che già da allora veniva considerato normale in Italia, cioè la corruzione, lo stragismo, l'omicidio, destava disgusto e scandalo all'estero. Per esempio, il filosofo economista scozzese del XVIII secolo, Adam Smith, rimase agghiacciato dall'ammirazione tributata da Machiavelli al modo in cui Borgia aveva assassinato quattro persone. E prima di lui, il tedesco Martin Lutero rimase disgustato dalla corruzione che dominava in un altro pezzo importante della classe dirigente nazionale, il clero cattolico, e fu proprio da questa indignazione che, come certamente sapete, prese le mosse la riforma protestante. Dopo Borgia vennero i secoli di tanti e tanti Don Rodrigo. Don Rodrigo non è solo un personaggio del romanzo I Promessi Sposi, è il prototipo del potente italiano che ha dominato la scena sino all'inizio del Novecento e che è ritornato a cavalcare la storia nei nostri tempi. Nel romanzo I Promessi Sposi, Manzoni descrive l'ordinarietà del metodo mafioso nell'Italia del 1600. A saperlo leggere, quel romanzo ci fa capire come il metodo mafioso non sia stato affatto inventato da personaggi come Provenzano e Riina, ma come sia invece da sempre una creatura delle classi dirigenti di questo paese. L'essenza del metodo mafioso consiste nel suo essere prepotenza organizzata, e cioè nell'abuso di potere personale di minoranze che, avvalendosi dell'intimidazione derivante dal potere sociale, economico e militare di cui sono dotate, creano uno stato di assoggettamento dei singoli che si piegano alla loro volontà. Vedete, così nel romanzo I Promessi Sposi Don Abbondio si piega ai voleri di Don Rodrigo non solo perché ha paura dei suoi bravi, quelli che oggi chiameremmo i mafiosi dell'ala militare, i Provenzano, ma anche perché si trova in una condizione di assoggettamento che deriva dalla consapevolezza che Don Rodrigo è legato a tanti altri potenti anche nel mondo ecclesiastico. Nella stessa condizione si trova l'avvocato Azzeccagarbugli, a cui si rivolge Renzo Tramaglino nella speranza di trovare un rimedio legale contro la prepotenza di Don Rodrigo. Quando Azzeccagarbugli capisce che dovrebbe agire secondo legge nei confronti di Don Rodrigo, un uomo al di sopra della legge, va in confusione e declina l'incarico. In un'Italia come quella del Seicento,
dove non esistevano anticorpi sociali e giuridici contro un sistema di potere mafioso, Manzoni, per garantire un lieto fine alla storia, è costretto a far intervenire la provvidenza. L'innominato, che aveva rapito Lucia per conto di Don Rodrigo, la libera colpito da un'improvvisa crisi mistica. Soltanto la morte, la peste, riesce a fermare il prepotente Don Rodrigo. La mostruosa normalità del principe, dei Borgia, di Don Rodrigo, e cioè della parte più retriva della classe dirigente, non si è fermata nei secoli del 500 e del 600. I Borgia e Don Rodrigo e i loro eredi hanno continuato a cavalcare la storia e, riproducendosi di generazione in generazione, sono giunti sino ai nostri giorni. In certe epoche della storia operano alla luce del sole, in altre epoche sono costretti ad operare nell'ombra. Lo stragismo dei Borgia, per esempio, è una costante storica in Italia. Nessuna storia nazionale europea è segnata da una catena così ininterrotta di stragi come quella italiana. Tralasciando le stragi del periodo monarchico, del fascismo, basti ricordare la sequenza di stragi nel secondo dopoguerra italiano, sino ai nostri giorni, da Portella della Ginestra, il 1° maggio del 1947, alla strage di Piazza Fontana a Milano, a Bologna, a Brescia, all'Italicus, sino alle stragi politico-mafiose del 1993. Il sigillo del potere, la regia occulta dei mandanti eccellenti dietro tante di queste stragi e tanti omicidi politici si rivela in tanti modi. I depistaggi accertati nelle indagini sulle stragi, come nel caso di Portella Ginestra, la strage di Bologna, l'assistenza e la protezione offerta a taluni esecutori di materiale stragi, fatti espatriare all'estero e foraggiati economicamente, l'assassinio di tutti i colori, di coloro che erano depositari di segreti scottanti e che minacciavano di fare i nomi dei mandanti eccellenti. Tutti gli esecutori della strage di Portella alla Ginestra furono assassinati, da Giuliano all'ultimo, Gaspare Pisciotta, che fu assassinato nel carcere Luciardone di Palermo con un caffè corretto alla stricnina. E che dire del suicidio in carcere di Sintona, dell'omicidio di Calvi e via l'incanto. Ma il sigillo del potere, oltre che nella impossibilità di accertare in sede giudiziaria i mandanti occulti eccellenti alle stragi, si rivela anche nella impossibilità in Italia di discutere a livello politico e parlamentare del retroscena politici delle stragi. Così non fu possibile istituire una commissione parlamentare sulla strage di Portella Ginestra nel 1947. La commissione parlamentare sulle stragi neofasciste degli anni 70 è stata fatta morire per tacito accordo trasversale di tutte le parti politiche, senza che avesse neppure depositato la relazione conclusiva dei suoi lavori dopo anni di sentire testimoni e dopo aver acquisito tonnellate di documenti. La commissione parlamentare antimafia si è guardata bene, nonostante ripetuti annunci, dall'aprire un'indagine sul retroscena politici delle stragi mafiose del 1993. È come se vi fosse la consapevolezza che fare luce su quelle stragi equivarrebbe a aprire un vaso di Pandora. Una parte dello Stato dovrebbe processare un'altra parte dello Stato. Si avrebbe così un conflitto destabilizzante all'interno della classe dirigente. Così la polvere viene nascosta sotto il tappeto e gli scheletri vengono riposti negli armadi. Oltre allo stragismo, anche il metodo mafioso, come metodo di gestione del potere, è giunto sino ai nostri giorni cavalcato.